Lottario, il luminare ha ridato un po' di brio, un po' di, diciamo, elettricità dall'ambiente rosso blu, apparso alquanto spento in queste ultime giornate. Sì, vabbè, io l'ho avuto parecchi anni, è un allenatore che punta molto sull'entusiasmo e sulla compattezza del gruppo, quindi speriamo che domenica possiamo fare una grossa partita e portare a casa un risultato positivo. Come sta ricevendo il gruppo, il nuovo allenatore? Sappiamo che ci sono da affrontare quattro partite, quindi bisogna mettersi subito a disposizione e cercare di capire subito quello che vuole lui da noi. Ci stiamo allenando bene e speriamo di trasformare sul campo questo entusiasmo e questa voglia di portare a casa risultati positivi, immediatamente. Ottavio, tu oltre insomma a essere suo figlio, come ha detto lui, sei anche il suo secondo capitano, perché questo l'ha detto da subito come è arrivato, quindi cioè, sicuramente ha bisogno di te. Ma lui dice che sono suo figlio perché io praticamente l'ho avuto 19 anni fa, quando avevo 18 anni e mezzo, 19, quando vincemmo il campionato di C2. Poi l'ho avuto anche non solo qui a San Metto, ma l'ho avuto anche al Pescara, io il Berduani. Quindi lo conosco e so quello che vuole da molto tempo, quindi spero di dargli una mano e di aiutarlo a far capire da subito quello che vuole da noi. Quindi spero di aiutarlo in questo senso qui, dentro lo spogliatoio, ma d'altronde è una cosa che stiamo facendo già da 2 anni, cercare di tenere unito e compatto lo spogliatoio. A tale proposito, hai già avuto motivo di parlare con i tuoi compagni? Avete fatto già una prima riunione? Ma sì, noi abbiamo parlato tra di noi, sappiamo che ci sono quattro partite importanti, soprattutto questa di domenica, importantissima, la prima che ci aspetta. E adesso, indipendentemente da quello che sarà il modulo e da chi scenderà in campo, c'è un unico obiettivo che è quello di fare il risultato e di cercare di fare il meglio possibile. Ma soprattutto noi dobbiamo temere noi stessi perché siamo noi che dobbiamo dimostrare e mettere tutto quello che abbiamo in mezzo al campo e poi, certo, sempre avendo rispetto degli altri e di tutti, però questo campionato ha dimostrato che solo noi possiamo, cioè dipende tutto da noi, da quello che riusciamo a fare in mezzo al campo, perché poi molte partite le abbiamo sbagliate per diversi motivi, perché eravamo frenati magari perché la situazione classifica, la situazione un po' generale, però adesso è cambiato qualcosa e quindi cerchiamo di cambiare anche l'andamento del nostro campionato. Ma bisogna esserlo per forza, già come ho detto nelle passate interviste, chi è rassegnato e chi pensa di essere di non farcela è giusto che non stia qui e faccia la sua strada. Noi, chi se la sente, chi vuole lottare fino alla fine, deve restare e deve cercare di dare il massimo. Senti Ottavio, mi è parso di aver capito, no, dalle tue parole, seppur molto logicamente frenate anche da parte tua, tu hai detto, dice, frenate dalla classifica e da altre cose. Mi è sembrato insomma come se con D'Addario le cose, io parlo con il gruppo, non parlo nei singoli, come se le cose non andassero bene e forse anche da diverso tempo. No, non è che non hanno. Di frenate, ci sono state delle cose frenate dalla classifica e da altre situazioni, cioè ora le cose sono cambiate. No, ma io parlavo della situazione generale, nel senso della società che è cambiata, che ci sono stati questi problemi. Con D'Addario non c'è stato nessun tipo di problema, perlomeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la squadra, penso che sia stato così.
purtroppo i risultati non sono venuti e quindi forza di causa maggiore, quindi è arrivata questo esonero. Poi soprattutto io parlavo di tutte le vicissitudini che ci sono state in questo anno, ecco qui. Pensi che questo entusiasmo che c'è in città, dovunque si gira si vedono dei striscioni tutti a Venezia, insomma, no, questa coalizione, anche se i biglietti fino adesso sembra che non se ne stiano venduti tanti, però insomma contribuirà, si rifletterà sul clima psicologico della squadra? Ma sicuramente avere i tifosi dalla parte nostra e che ci danno una grossa mano, questo è importante. Però come ripeto, poi in mezzo al campo andiamo noi, quindi dipende tutto da noi. Loro il loro rapporto ce l'hanno fatto sentire anche domenica scorsa, purtroppo è andata come è andata, e quindi noi siamo fiduciosi, sappiamo che loro ci daranno una grossa mano, ma chi va in campo siamo noi, quindi l'entusiasmo lo dobbiamo trasmettere noi.